È stato inaugurato a Perdas de Vogo un nuovo polo industriale per l'aerospazio. L'obiettivo è far diventare la Sardegna un centro di eccellenza per il comparto. L'inviata Chiara Zammiti. Un taglio del nastro che arriva dopo quasi 2 anni dall'annuncio del progetto, in mezzo la pandemia che ancora condiziona presente e futuro. Ma l'inaugurazione non è solo simbolica, le attività partono subito, almeno quelle sperimentali, con i test dei motori a propulsione liquida per l'aerospazio, per poi diventare anche centro produttivo. È stato concepito proprio in questo senso, di essere un centro di eccellenza per la sperimentazione delle tecnologie propulsive per andare nello spazio, ma al tempo stesso anche produttivo per alcune tecnologie molto particolari che verranno prodotti qui. Questo l'abbiamo fatto proprio con l'intenzione non solo di portare delle competenze, ma anche un ritorno occupazionale in questo territorio. Un polo di eccellenza tecnologico unico in Europa che conferma l'unicità della Sardegna come terra ad alta vocazione scientifica. C'è l'università, ci sono i centri di ricerca, c'è un distretto aerospaziale sardo, e quindi c'è il CRS4, quindi ci sono sia la parte di ricerca sia la parte proprio di spazi e è un territorio, diciamo, a vocazione, a mio punto di vista, per fare test aerospaziali. La Sardegna ha una popolazione solo di 1,5 milioni di abitanti, però nel momento in cui mette in evidenza quelle che sono le proprie unicità, anche tecnologiche, quindi non solo il mare, il sole, il buon cibo, ma anche tecnologia innovativa, tecnologia in settori emergenti, ecco, io credo che questo sia un volano di grandissimo sviluppo per la Sardegna e il distretto sta dando il suo piccolo grande contributo. Sbarchi, salvataggi.